Ma Pom Pom Purin è ancora sveglio, impegnato a finire una cosa. Sta facendo un bellissimo progetto e vuole terminarlo prima di domani. Ma che cosa sarà? Ecco, è arrivato il mattino. Pom Pom Purin e i suoi amici vogliono usare il progetto per creare qualche nuovo gioco. Pom Pom Purin e Batsumaru piallano alcune tavole di legno. Sono molto bravi. Intanto Hello Kitty e My Melody li aiutano segando altre tavole. Cinnamoroll ha preparato uno spuntino per tutti. Del pane e del buon latte nutriente. Dopo aver mangiato, gli amici si rimettono subito al lavoro. Creano un contenitore rotondo con le tavole levigate. A cosa servirà? My Melody ci mette una specie di rubinetto. Il contenitore completo viene portato fino alla taverna di Cinnamoroll. Ora sono al vigneto. Riempiono una cesta di grappoli d'uva. Meow, 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 meow
I nostri amici portano l'uva davanti al contenitore di legno. Pompon Purin tira fuori un macchinario dall'aspetto affascinante. Oh, è un nastro trasportatore che gli amici useranno per gettare i grappoli nel contenitore di legno. Hanno finito di pulire i grappoli. Ma che cosa ci fa Sinnamoroli in cima al contenitore? Oh, vogliono spremere l'uva per farne un succo. Il contenitore serviva dunque per pressare l'uva. Gli amici lavorano tutti insieme e spremono i grappoli. Ma fanno troppa forza sulla leva, che si rompe. Ora non possono più spremere i grappoli e sono dispiaciuti. Allora a Sinnamorol viene un'idea. È la foto di come hanno spremuto l'uva l'anno scorso. Quella volta avevano usato i piedi. Eccoci al mattino dopo. Hello Kitty e i suoi amici si preparano con pinne ed occhiali e fanno un po' di esercizio per scaldarsi. Che intenzioni avranno? Wow! Hello Kitty si tuffa con grazia nel mare d'uva. Anche My Melody, Sinnamorol, Batsumaru e Pompon Purin. Tutti si tuffano e mentre giocano nuotando fra i grappoli, li spremono. Di sicuro non esiste un modo più divertente di spremere l'uva. Hello Kitty vuole assaggiare il succo d'uva. È delizioso! Gli amici sono tutti contenti. E così decidono di bere tutti un bicchiere di succo d'uva. Portano alcune botticelle di legno di quercia. È il momento di mettere il succo d'uva nelle botti. Poi le portano alla taverna di Sinnamorol. Hello Kitty scrive il nome di ognuno di loro su ogni botte. Così ciascuno dei suoi amici avrà un'intera botte di succo d'uva tutta per sé. Tutti sono felici e contenti. E la sera si fa una meravigliosa festa a base di succo d'uva.